Benvenuti e bentornati, cari legionari, dal vostro amichevole Sgamo di Quartiere, in questo nuovo video dei commenti brutti a Inazuma Eleven. Nello scorso episodio, la Raymon ha fatto amicizia con Eric, che, tornato dal mondo dei morti, ha insegnato ai nostri eroi un nuovo colpo speciale, il Tripegaso. Prima di continuare, vi ricordo che se la serie è di vostro gradimento e volete supportarla, commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi per non perdervi mai nessun nuovo video. Inoltre, da oggi è possibile abbonarsi al canale a solamente un euro, con il quale potete vedere tutti i video in anteprima. E adesso, vai con la sigla! I tre fratelli Würster. Siamo alla prima semifinale del Football Frontier. Zeus Junior High contro Caribia Junior High. Ah, finalmente vedremo una partita che non sia della Raymon. A few moments later. Sono passati solo 10 minuti dal calcio di inizio e la squadra non è in condizione di continuare la partita. Come non detto. I genitori di questi tre gemelli sono impegnati davvero tanto a farli brutti. E non capisco perché abbiano dei Würster al posto delle labbra. Quelli della Raymon Junior High sono scarsi e lui si atteggia ad asso della squadra. Beh, è la verità. Lo batteremo, lo umilieremo, lo distruggeremo! La Madonna! Intanto, nella casetta scarrupata della Raymon... Penso che se avessi cambiato scuola, mi trovassi a giocare in un'altra squadra e mi dovesse capitare di affrontare proprio i miei ex compagni, beh, non mi piacerebbe tanto. Kevin, fatti un giro qui da noi nella Serie A e vedi i giocatori come cambiano squadra facilmente e passano alle squadre avversarie. Non ha alcuna importanza qual è l'avversario. Il calcio è il calcio. Sì, il calcio è il calcio. E il tennis è il tennis. E il nuoto è il nuoto. E Mark è scemo. La Raymon si allena con Eric, che è già entrato nella squadra a sostituire qualcun altro degli scarpari che c'erano prima. Il tuo tiro era perfetto. Ma anche il tuo tiro era perfetto. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci sofficini. Vicenda. Eric ha già trovato un grande affiatamento con tutta la squadra. Scambiandosi la palla con i passaggi, si scambiano anche i sentimenti. E io che pensavo che una palla fosse solo una palla. Ascoltate un attimo. Nelly comunica che la Zeus è arrivata in semifinale. A vincere è stata... la squadra della Zeus. Quindi ce l'hanno fatta. E non sono sorpreso, visto che devasta ogni squadra che incontra. E allora coraggio, diamoci da fare. Diamoci da fare. E poi si vanno a riposare sotto l'albero nel parchetto. Jude cerca di fare tutto quello intelligente con le tattiche. Il contropiede potrebbe rivelarsi la nostra arma vincente. Ma Mark è troppo scemo per capire. E Axel sembra troppo assorto nei suoi pensieri per ascoltarlo. Venite. E quindi vanno ad un negozio di caramelle. Siamo arrivati. Un negozio di dolcetti e caramelle. Dunque, vediamo un po' cosa c'è. La frutta secca? Perché un negozio di caramelle vende la frutta secca? Allora, nonnina, io prendo queste cose. Capisco che le caramelle costino un pochino tanto, ma neanche a prenderne così poco mi sembra esagerato. Va bene, vediamo. Però ne hai presi un bel po' di dolcetti, eh? Ma come un bel piatto? È praticamente vuoto. Ci sono ancora negozietti del genere qui nel nostro quartiere. E perché non dovrebbero esserci negozi di caramelle? Axel, guarda che sono entrati i tizi della tua vecchia squadra. Vabbè, se ne accorgerò tra poco. Un negozio di dolciumi. È proprio come un bambino. Pure scemo come un bambino. Spostati. Ma no, non puoi mica passare avanti. State zitti. No, hanno ragione, non tocca ancora a voi. Oltre ad essere brutti come la fame, sono pure dei pezzi di sterco. Noi siamo i Murdoch, Marvin, Thomas, Tyler. Ma a me non me ne frega proprio un cazzo. Tre fratelli attaccanti sono una cosa insolita, per questo mi ricordavo di voi. Perché sarebbe così insolita come cosa? Se il resto che succede ogni giorno tra meteore e draghi non è che poi è così normale. Si può dire tranquillamente che questa squadra della Kirkwood è la più forte di sempre. Mamma mia, la voglia di tirare un pugno in faccia a tutti e tre. Mister, quei tre fanno un po' troppo di testa loro. Ma questo è l'allenatore di Ollie e Benji. I tre cosi brutti e i nostri eroi si mettono in mezzo alla strada. Non so per fare cosa, ma sicuramente faranno abbiare molta gente che passerà di là e si trovano sti coglioni in mezzo alla via. Siamo noi tre fratelli che dobbiamo regolare un vecchio conto. Con lui titolare, noi tre scaldavamo la panchina.
Cioè, Axel sostituiva tre persone. E che giocavano in nove allora? Avevamo affidato a te tutti i nostri sogni di vittoria. Non ti sei presentato alla finale! Ma se non si è presentato alla finale, e visto che voi eravate in panchina, perché non avete giocato al suo posto? E se avete giocato al suo posto e avete perso lo stesso, vuol dire che non siete così forti come dite. Volevamo vedere se il grande Axel è sempre tanto forte. Se ci tenete a vedere qualcuno all'opera, allora vi sfido io al posto di Axel. Mark, è proprio un tuo vizio metterti in mezzo alle sfide che non ti riguardano. Se siete degli attaccanti, vorrete vedere quanto è forte il portiere avversario. Mark, ma sei scema, perché già vuoi rivelare i tuoi segreti agli avversari? Se voi tre sostenete di essere addirittura superiori ad Axel, allora dimostratemelo, provate a farmi un gol se ne siete capaci. E fu così che Mark subì un gol. Sam che esce completamente a caso dal vicolo. Devo avvertire tutti quanti! Ma come hanno fatto a non vederlo? E così inizia la sfida tra Mark e gli attaccanti nel campetto lungo il fiume. La nostra nuova tecnica che va ancora oltre il tornado di fuoco! E perché girare dal lato opposto dovrebbe rendere il colpo più potente? Mark para il colpo con la sua raffica esplosiva, ma arrivano altri due palloni nella porta. E mi chiedo da dove hanno preso le altre due palle, visto che prima ce n'era solamente una. Ragazzi, così non vale! Non è assolutamente possibile parare tre tiri contemporaneamente! Perché parare un meteorito o un drago è assolutamente possibile? Avete usato tre palloni insieme, questo non è calcio! I tornado di fuoco sono calcio? Improvvisamente arriva qualcuno della squadra ad interrompere la sfida. Ho pensato che vi sareste azzuffati! Che cosa hai capito? Intendevo a calcio! Vabbè, ma era ovvio qua, pure se uno ruba mica lo mandano in galera. Lo fanno giocare a calcio e se perde va in galera. Ma se vince è libero di andare dove vuole, perché ha vinto. Ma noi eravamo venuti soltanto per un saluto. È lui che ha voluto sfidarci a tutti i costi. No, non è vero, siete voi che volete sfidare Axel e Mark vi ha sfidato al suo posto. Così i tre fratelli usano la loro tecnica speciale. Triangolo Z! Mark non riesce a parare il tiro e la palla fa gol. Adesso penso che ti sarà chiaro perché vinceremo noi nella semifinale, vero? E infatti durante la partita perdono di sicuro. È per questo che non perderemo contro la Raymond, la squadra di Axel. Scusami, e che c'entra Mark? Cosa state facendo voi tre? Mister! Se vi credete dei giocatori tanto forti, dimostratelo durante le partite. Ma perché il mister parla come se stesse trattenendo il respiro per fare la voce grossa così? Malcolm! Eh? Ma tu sei Eric? Scopriamo che il tizio con le treccine conosce Eric. Com'è piccolo il mondo? Ma com'è possibile? Non credo ai miei occhi! E voi? Bobby? Silvia? Ah, ho capito chi è il bambino del Tripegaso! Comunque sono contentissimo che alla fine tu abbia potuto ricominciare a giocare a calcio. Praticamente stanno facendo gli amiconi con gli avversari, così vincono più facilmente la partita. Certo, è veramente strano pensare, dopo esserci separati, ci siamo ritrovati tutti insieme. Che coincidenza, eh? Si vede che gli sceneggiatori avevano finito le idee. Ma mi consolerò se perdo, perché voi siete 3 contro 1. Ha appena ammesso che giocherà giusto per farli vincere. Te che ho tradito la fiducia dei miei compagni di squadra. Calmati, Axel. A me sembra calmissimo, Jude. Come possiamo fermare una tecnica come il triangolo Z? Vedrete che in partita sarà molto diverso. Ed invece pure in partita subirà gol. Cosa ti fa essere così sicuro? I soldi. Il fatto che ci alleneremo fino a scoppiare. Ah, certo, l'allenamento, ovviamente. Ma questo è l'allenamento per parare le palle o per pigliarsi a cazzotte nel bar di paese? Arriva così il giorno della partita tra la Raymond e la Kirkwood. La partita inizia subito e i tre fratelli si lanciano in avanti. Tornado inverso! E subito il primo gol va alla Kirkwood. Questo colpo era molto diverso da quello dell'altro giorno. Non avremmo mai svelato il nostro colpo prima della partita. Vabbè, era ovvio, solo Mark poteva essere così stupido. Per sapere come continua la storia, rimanete con noi. Ma se intanto volete altri contenuti a tema Legione Leonina, allora fate un salto sul nostro server Discord, dove trovate qualsiasi tipo di informazione e anche tanti altri contenuti carini. Abbiamo anche un canale Twitch dove portiamo ogni volta una rubrica chiamata Giochi Barboni, dove proviamo insieme a voi dei giochi in anteprima che gli sviluppatori ci mandano. E se volete comprare giochi a prezzo scontato, potete usare il nostro link di affiliazione, K4G, e con il codice LEGIO avrete un ulteriore sconto del 10%. Vuoi essere un vero legionario? Allora corri sullo Spaccio della Legione, il nostro sito dove puoi trovare magliette, felpe, tazze e tanto altro targato Legione Leonina. Link in descrizione. E ovviamente non possono mancare i ringraziamenti a tutti coloro che ci supportano abbonandosi qui su YouTube e su Twitch. In particolare ai nostri abbonati di livello 2. Giovanni Santoro, ZKate04 e Colosso. Grazie, Wayu. Il video si conclude qui. Sgamu out!